Ciao amici di Facebook, bentornati a Melta Time, la rubrica di incauto acquisto che vi mostra tutto quello che arriva qui nella redazione di Lega Nerd tutte le settimane, o quasi, insomma, più o meno, dai. Questa è Melt Time 54, ho un sacco di pacchi come al solito, sarà una puntata medio lunga, passeremo insieme un'oretta, spero che vi piaceranno i prodotti che vi sto per consigliare, quindi mettetevi comodi, magari sul divano, trasferite il video sulla televisione di casa per stare più comodi e rilassati. Prima di passare agli unboxing veri e propri, io voglio fare solamente un minimo di news di cosa è successo nell'ultima settimana qui in Lega Nerd. Vi ricordo ancora che abbiamo lanciato da poco nostro nuovo canale di Twitch, quindi twitch.tv/LegaNerd, vi invito ovviamente a iscrivervi e a seguire le nostre dirette durante la settimana, abbiamo veramente diversi format, tutti quanti legati alla pop culture, quindi c'è Giovanni che parla di fumetti, Simone e Robby che parlano di Lego, Robby che parla di Star Wars, Gabriella che parla di cinema e serie TV, Francesco che parla di videogames, insomma abbiamo veramente un canale molto molto vario e quindi seguitelo. twitch.tv/LegaNerd. Molti di questi formati sono disponibili anche in podcast, ve lo ripeto ancora, trovate tutti quanti i nostri podcast su radionerd.it, in particolare vi invito a seguire il mio personale, che proprio è solamente un podcast ed è proprio specifico per questo tipo di formato, in cui parlo un po' di tutto quello che mi piace, quindi entertainment, tecnologia, innovazione, pop culture, eccetera, si chiama Nerdvana, lo trovate su nerdvanapodcast.it. Ogni puntata faccio quattro chiacchiere con un esponente, diciamo così, dei diversi ambiti che voglio trattare. L'ultima puntata a me è piaciuta molto anche in generale a giudicare dai feedback, l'ho fatta insieme a Pierpaolo Greco di Multiplayer.it o in generale di Net Addiction, il direttore editoriale. Abbiamo fatto un po' di amarcord sulla vecchia internet, sul passato di internet e dell'editoria online, sul presente e su un possibile futuro. Secondo me è molto interessante, recuperatela. Nerdvana 6. Vi ricordo ancora che organizziamo durante l'anno diversi viaggi in giro per il mondo in luoghi nerd, si chiama Nerd Trip, nerdtrip.it. I primi sono già esauriti, in particolare il mio a Tokyo e quello di Robby in Tunisia, credo che sia rimasto un posto o forse neanche quello, verificate sul sito, ma ce ne sono altri che stanno arrivando e sono molto interessanti secondo me. In particolare c'è un bellissimo tour dell'Irlanda sui set di Game of Thrones, insomma tra un po' tornerà la mania per Game of Thrones con l'ultima stagione, quale modo migliore se non appunto andare in Irlanda a visitare i set in cui è stata girata questa fantastica serie e magari appunto insieme a noi con il Nerd Trip. In più avremo un tour fotografico incredibile a Chernobyl, in tutta quanta la zona di esclusione di Chernobyl e Pripyat, una visita a Pripyat che è la città quella famosa in cui c'è il parco giochi abbandonato, insomma un bel tour fotografico con una fotografa professionista, due giorni incredibili in Ucraina. Questo è un altro Nerd Trip che arriverà nei prossimi mesi, che già trovate sul sito, e stiamo per rilasciare anche l'ultimo Nerd Trip dell'anno, che arriverà in autunno e sarà il nostro classico Nerd Trip di due settimane in giro per tutto quanto il Giappone, 6 città diverse, insomma quello veramente una bomba atomica, 15 giorni, arriverà nei prossimi giorni. Non posso far altro che rimandarvi assolutamente a nerdtrip.it, trovate tutti quanti i nostri viaggi spiegati giorno per giorno con un dettaglio proprio maniacale, io ci tengo tantissimo a questo robe, quindi c'è proprio tutto quanto il programma giorno per giorno per ogni viaggio, cosa faremo, cosa non faremo, cosa incluso, cosa non incluso, tutto quello che insomma vi portate a casa se scegliete di comprare uno dei nostri bei viaggi. Detto questo, bando alle ciance, ho un sacco di pacchi da aprire e quindi andiamo a spacchettare. Allora, partiamo dai pacchi di Amazon più piccoli, eccone qua uno, apertura facilitata, vediamo un po' cosa c'è dentro. Ah ok, interessante, c'era solo quello, sì. Si chiama Snap Trap, è uno degli accessori che sto raccogliendo sempre perché vi voglio parlare di zaini nei prossimi video, sono un po' in ritardo, me ne rendo conto, sto ancora creando la nuova postazione dedicata agli zaini, comunque continuo a comprarmi diversi accessori molto utili appunto per l'utilizzo con zaini o borse. Questo si chiama Snap Trap di Connect, è un semplicissimo in realtà moschettone doppio, lo tolgo di qui, vediamo se riesco, coltellinen, sì.
Ok, eccolo qua, semplicissimo, doppio moschettone che può essere davvero molto utile per appendere cose al proprio zaino nella maniera più semplice possibile, appunto attraverso moschettone che però risulta minimale, funziona molto bene con due molle e insomma non c'è molto altro da dire. Questo lo metterò dentro al mio classico everyday carry che vi ho già mostrato più e più volte. Se vi interessa un moschettone doppio, link in descrizione. Avanti ancora con i pacchi piccoli, sempre Amazon, sempre piccoli oggetti che direi ho comprato io negli scorsi giorni. Ah, ok, questo è molto interessante. Vi avevo già fatto vedere quella matita gialla multiuso nella scorsa puntata, proprio mi sembra di Mailtime 53, se non sbaglio. L'avete comprati veramente in tantissimi perché vi è piaciuta molto. E ho solamente un problema con quella penna, che è troppo lunga per il mio pouch per l'everyday carry, per la mia borsettina, quindi ne ho cercato una più piccola e ho scoperto anche che quella diciamo originale, diciamo la prima fatta, è prodotta da questa Troika, si chiama la marca, e si chiama Construction Pen, di cui ne esiste anche un modello Lilliput, che appunto è questa qui, che è molto simile all'altra, non ha la livella, se non ricordo male, però è più corta e quindi mi piace molto. Ok, eccola qua, è veramente piccolissima, come piace a me, come serve a me. Anche questa presenta due ricariche per la penna, esattamente come l'altra, diciamo così, cinese. Ha diverse feature che ora vi mostro. Guardate quanto è piccolina, perfetta. C'è in diversi colori, c'è argento, nera, rossa, verde, gialla, mi piaceva. Allora, da questa parte la classica superficie per appunto gli schermi touch, quindi si può utilizzare su uno schermo per scrivere. Poi si svita come l'altra. Qui sotto ha invece un cacciavite, eccolo qua, un cacciavite sia Philips che a taglio, è magnetico tra l'altro, quindi non casca, così è a taglio e clic, così è Philips. Si può riavvitare ovviamente questa parte qua. Di qua c'è la semplicissima penna che si svita così in questa maniera e scrive molto bene, come l'altra tra l'altro, scrive benissimo anche sulla pelle, cosa non scontata come dico sempre. E poi lungo i lati ci sono semplicemente due righelli per i centimetri fino a 4 centimetri e per i pollici fino a un pollice e mezzo. Molto semplice, perfetta per l'everyday carry, costa pochissimo ovviamente, come è giusto che sia, e vi invito insomma a utilizzarla, a portarvela dietro tutti quanti i giorni per tutti i suoi possibili utilizzi, quando vi serve una penna, quando vi serve qualcosa per scrivere su touchscreen e avere un po' più di accuratezza, quando vi serve un cacciavite o Philips o a taglio o addirittura due piccolissimi righelli come questo. Piccola, portatile, perfetta. Se vi interessa, link in descrizione. Pacco diverso non da Amazon, direi che viene da un ufficio stampa, per cui è qualche PR. Vediamo cosa mi ha mandato. Ah, ok, è uscito il Blu-ray di Venom e quindi me lo ricordano spedendomelo, così io posso ricordarlo a voi. Io l'ho visto in America, l'ho raccontato già sui miei social, a me non è dispiaciuto per niente. So che sono uscite tantissime recensioni molto negative, sarà che io non conosco bene il personaggio dei fumetti, per cui sono andato veramente senza nessuna aspettativa, proprio zero aspettative. So che insomma sono presi un po' di libertà creative nel descrivere Venom, però a me ha intrattenuto proprio senza problemi. Tom Hardy bravissimo, quindi mi sembra un film più che discreto, assolutamente. Vi leggo le caratteristiche di questo Blu-ray, che immagino sia uscito da poco e di cui trovate il link in descrizione ovviamente se vi interessa. Allora, video formato ad alta definizione, Full HD ovviamente, l'audio italiano, inglese 5.1 DTS HD Master Audio, quindi insomma il massimo, contenuti speciali in inglese con i sottotitoli ovviamente, contenuti speciali in esclusiva Blu-ray, ecco volevo leggere questo, scena post titoli di coda ampliate e scene eliminate, più di un'ora di contenuti extra tra cui modalità Venom, curiosità, il protettore letale in azione, l'antieroe, il concetto di base di Venom, la creazione di Venom, i segreti dei simbionti e molto altro, insomma diversi contenuti speciali. C'è un singolo disco ovviamente e nient'altro, come sono ormai tutti quanti i Blu-ray moderni. Tra l'altro strano, confezione nera per si rifà a Venom, ma non è un Blu-ray diciamo 4K che ha assolutamente questo colore, quindi è un classico Blu-ray Full HD. Comunque bella la confezione nera che si rifà a Venom. Se vi interessa, link in descrizione.
Altro pacco di Amazon, vediamo un po' che c'è dentro. Anker, mitica Anker, due confezioni di Anker, non ricordo cosa ho preso sia dei cavi che qualcos'altro, vediamo cosa sono questi. Urca, che bello, America's Leading, cosa c'è dentro? Che figata di confezione, non me l'aspettavo minimamente. Cosa ci sarà dentro? Semplicemente un cavo USB-C to USB-C, quindi USB-C da tutte e due le parti, braided, quindi di quelli insomma ricoperti in tessuto, vedete, bello lungo. A cosa mi serve? Per semplicemente ricaricare il portatile, anzi i portatili, ho sia un HP EliteBook sia un MacBook Pro, entrambi si ricaricano via USB-C. Ho preso anche dei caricatori che abbiamo visto sempre di Anker, tra l'altro, nella scorsa puntata. Quello che manca, quello che mi mancava anzi, era appunto il cavo, me lo sono comprato, non sapevo che arrivasse con questa bella custodia magnetica, sì, magnetica, tra l'altro si richiude, guardate che bella, non è insomma ovviamente vero tessuto, però bello che si richiuda così magneticamente e che trattenga il cavo al suo interno con questo strap, figata, molto bello, mi piace assai, non sapevo che arrivava così. Questo forse è un altro cavo ancora, vediamo un po', mi sa che ne avevo presi due, sì, è praticamente identico, forse di un altro colore. No, li ho comprati entrambi rossi, mi sono sbagliato, ne volevo prendere uno bianco e uno rosso, comunque vabbè, ne ho comprati due, perché mi servivano due cavi, uno per casa, uno per portarmelo in giro, da attaccare appunto ai caricatori che vi ho mostrato nella scorsa puntata. Ci sono anche di diversi colori comunque, qui li vedete identici praticamente. Se vi interessano cavi USB-C to USB-C, link in descrizione, questi sono ottimi di Anker. Poi qui c'è questo adesivo che mi piace molto, forse so anche cos'è a questo punto, perché ho preso cose con batterie, però non voglio anticipare niente finché non l'apro, no, invece sì, è proprio quello, e c'è anche un'altra cosa fighissima, ma prima Anker ancora, qui dentro se non sbaglio c'è, lo vediamo subito, eh sì, un power bank un po' speciale, particolare, perché è più piccolo, è da 5000 mAh e quindi è più comodo da tenere in tasca o da insomma trasportare, con il suo indicatore di carica, anche questo è disponibile in diversi colori. Vediamo gli accessori, immagino ci saranno i cavi, no, c'è anche qui una custodia, bravissima veramente anche ogni volta a includere tutti questi accessori fantastici, insomma poi possono essere più o meno utili, ma magari li potete utilizzare anche per altro. Questo per esempio è un sacchettino trasparente che si può utilizzare per mille usi, ci possono mettere dei cavi o anche altro, e ovviamente è fatto per contenere questo power bank, che ci sta perfettamente. L'input è il classico micro USB, purtroppo sono ancora un po' rari i power bank con USB-C come piacerebbe a te, visto che sto migrando tutto quanto USB-C, comunque va bene uguale, e l'output è classico USB-A, entrambi sono 5V 2A, quindi con ricarica rapida EQ di Anker, per il resto insomma niente da segnalare, se non che è sempre con questo bellissimo rosso opaco, è disponibile anche in bianco e in nero e credo in blu, quindi finalmente anche fa anche altri colori, questo rosso a me fa impazzire, vi avevo già mostrato anche il battery bank da 10.000, questo è da 5.000, però è molto più piccolo come vedete, insieme vi danno anche un cavo classico micro USB USB-A, che ne ho veramente una infinità, non ho molto da dire su questo battery bank, se non che funziona benissimo come tutti i battery bank di Anker. Questo è più comodo perché insomma occupa meno spazio, è più leggero, ve lo tenete in tasca semplicemente e ci fate comunque un bel po' di autonomia, visto che è da 5000 mAh. Se vi interessa, link in descrizione anche a questo bel battery bank rosso. L'altra cosa che era presente nella scatola di Amazon è questo coltellino di Victorinox, che ho pagato anche abbastanza, non è super economico, costa attorno ai 40-45 euro, ma guardate che meraviglia che è e cosa fa, è veramente fighissimo. C'è anche rosso, ma ho voluto prendere la versione in alluminio, vediamo se riesco a tirarlo fuori facilmente, ma qui già vi descrive un po' diciamo le sue funzionalità, che sono molto interessanti. Ha all'interno una chiavetta USB da 16 giga che vi potete quindi portare dietro, questo entrerà ovviamente a far parte del mio everyday carry insieme alle altre cose che vi ho mostrato nella scorsa puntata e in questa puntata. A fine puntata vi mostrerò un po'
come ho finito, diciamo, il mio piccolo contenitore per tutti i giorni. E allora vediamo un po', allora ci sono le forbici, c'è questo strumento universale che adesso vi mostro cosa fa, e c'è la chiavetta USB che ha due fronti, USB-C e USB-A, molto comodo, guardate che roba, Allora, intanto è piccolissimo, come piace a me, veramente microscopico, fantastico. Ha qui questo anello per attaccarlo a portachiavi o dove volete, il logo di Victorinox. Poi da questa parte si apre questo, che è uno strumento, diciamo, multiuso, ha un cacciavite Philips molto piccolo qui, perfetto per svitare viti di piccole dimensioni. Questo è un pelafili, questo è un apri bottiglie, quindi praticamente apre i tappi in questa maniera. Dalla parte opposta ci sono un paio di forbici che possono sempre risultare utili. E ultima, ma non ultima, c'è anche qui la chiavetta USB che viene fuori in questa maniera. E guardate che meraviglia, si può anche togliere da qui, però è comoda qui dentro. Vedete, si può proprio togliere e utilizzare da sola volendo, ma direi che insieme al resto dei tool è perfetta. Ma la cosa che mi piace di più è che è una classica chiavetta USB da 16 giga, sembrerebbe niente di che, ma potenzialmente è super comoda perché da una parte ha USB-C e dalla parte opposta ha USB-A 3.0. Che significa? Significa che potete usarla per esempio per trasferire file da un computer che ha solamente porte USB-C come il mio MacBook Pro o il mio EliteBook di HP verso un computer che ha invece porte USB-A, per esempio, no? Quindi è proprio il classico tool che vi salva la vita in situazioni di emergenza. L'altra cosa che vi segnalo molto interessante di questo, che non è un coltello, come avete visto non ha lame, è che appunto, non essendo un coltello, non avendo lame ma avendo solamente quel paio di formicine microscopiche e quell'altro tool generico con diverse funzionalità, si può portare in aeroporto e quindi si può volare con questo dentro al proprio everyday pouch, come voglio fare io, no? Ho il problema che in aeroporto non posso certo portarmi tutti quanti i miei coltellini che mi piacciono tanto. Questo invece è un tool che si può tranquillamente portare in aereo e quindi passa senza problemi i controlli di sicurezza. Secondo me è molto molto interessante, molto bello e potenzialmente infinitamente comodo, sia grazie alla chiavetta USB che vi ho mostrato con la doppia porta, sia grazie agli altri tool che aggiungono un qualcosina in più, vi danno un cacciavite, un cavatappi, un pelafili, un paio di forbici, eccetera. Di Victorinox si chiama Jet Setter at Work Alox, perché la versione alluminio, c'è anche la versione rossa in classica plastica che costa un pochino meno, la versione con USB stick 3031 Type C e Type A da 16 GB. Se vi interessa, link in descrizione, è molto figo questo, mi piace da matti. A questo punto vi aggiorno anche su come ho appunto aggiornato il mio pouch per l'Everyday Carry, no? La mia borsettina che vi ho già mostrato in un'altra puntata di Mealtime di Maxpedition, molto proprio adatta all'uso che ne faccio io. Piccolissime le dimensioni, questa è la mia mano, vedete quanto è piccola. Tasca esterna, vabbè, adesivi di Lega Nerd e il doppio moschettone che vi ho mostrato oggi, che può essere utilizzato per esempio per attaccare questo pouch a qualcosa, no? Beh, al proprio zaino, se volete tenerlo esternamente per un qualunque motivo o per mille altri usi. Veramente questo moschettone doppio è potenzialmente super comodo, lo tengo qui fuori, poi apriamo, vediamolo dentro. Al suo interno abbiamo allora il nuovo battery bank, che mi occupa meno spazio ed è più che sufficiente da 5000 mAh, la penna che avete appena visto, più corta, che quindi sta perfettamente in questo pouch. Questo è il Leatherman Micra che vi ho mostrato in un'altra puntata, che ha diversi utilizzi, insomma un paio di forbici un po' più grandi, e poi qui mille cose, cacciaviti piuttosto che lime, piuttosto che, se non ricordo male, delle pinzette, anche un piccolo coltello, questo non me lo porto in aeroporto. Guardate qui, cavatappi e dove sono le pinzette? Eccole qua, le pinzette, fantastico il Micra. Questo devo ricordarmi di toglierlo prima di andare in aeroporto, perché ha anche una lama. E poi la mitica Olight, che fa una luce folle, veramente, al secondo click diventa da 180 lumens, guardate che roba, incredibile. Per quanto è piccolo, ovviamente, ci sta dentro una piccolissima batteria AAA. Poi un cavo di Anker, sempre rosso, da USB-A a Lightning, perfetto companion di questo battery bank per ricaricare
nel mio caso un iPhone, però insomma se avete un altro telefono vi comprerete qualcosa di simile, non con il finale Lightning, ma per esempio USB-C o micro USB. Questa è la combo perfetta perché un cavo corto è comodissimo in combinazione con un battery bank, ovviamente, così non vi rompe le balle in tasca gigantesco quando in realtà non serve a nulla che sia lungo. Lo rimetto qui al suo posto e poi l'abbiamo appena visto. Questo tool di Victorinox che ha tante cose interessanti, è trasportabile in aereo, insomma passa i controlli di sicurezza e ha quella chiavetta USB fantastica, USB-C, USB-A. Insomma, ecco qui il mio piccolo pouch per libri di carry, si richiude facilmente in questa maniera, tac, e insomma rimane molto piccolo, perfetto, con tutto quello che mi potrebbe servire nel day by day. Ok, allora passiamo adesso ai pacchi un po' più grandi, vediamo che cosa ci riservano. Anche questo Koch Media direi che sono... PR, vediamo un po'. Ah sì, un po' di un video, molto bene. Allora vediamo un po' cosa c'è. Abbiamo Kenel Guerrier, il box 4, vi ho già fatto vedere i primi tre, insomma, quindi direi niente di nuovo. Kenel Guerrier, la leggenda di Giulia in Blu-ray, questo è uno dei film di Ken. Poi abbiamo Jinro, Uomini e Lupi, una favola fantapolitica dai creatori di Ghost in the Shell. Questo non lo conoscevo, mi fa molto piacere che me l'hanno mandato. Lo apriamo, ce lo guardiamo insieme. Ah, e poi vabbè, tanta roba, questo è il mio preferito. Adventure Time, Vieni insieme a me, il Blu-ray. Allora, di cosa stiamo parlando? Vieni insieme a me è, diciamo, l'episodio finale, comunque diciamo il gran finale di Adventure Time. C'è stato un evento speciale al cinema lo scorso autunno, non mi ricordo se ottobre o novembre, e finalmente è uscito anche in un video lo scorso 14 febbraio, proprio il giorno di San Valentino. Io adesso l'ho tenuto un po' qui perché non ho fatto in tempo ad aprirlo nello scorso mail time, quindi Vieni insieme a me è proprio il gran finale di Adventure Time, imprescindibile, insomma, tanta roba. Vediamo un po' come è fatto dentro. Allora, è una specie di digibook con questa sovracopertina, al suo interno c'è il Blu-ray vero e proprio con appunto questo mega episodio finale da 186 minuti, comunque sono gli ultimi, quanti sono? Non mi ricordo, 14, eccoli qua, 14 episodi, Identità Latte, Famiglia di Gomma Rosa, bla 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 bla, insomma questo è uscito al cinema, ma poi è arrivato anche ora in un video e ve lo potete cuccare. C'è anche questo bel libricino con descritti i personaggi principali, abbiamo Finn, abbiamo Jake ovviamente, poi abbiamo la principessa, Marceline, imprescindibile Marceline, il Re Ghiaccio, il mio preferito, e poi chi c'è? Vabbè, la principessa dello spazio Bitorzolo, Felce, mitico, zio Gommo Calvo, l'omino normale, muoio da ridere veramente, Betty Groff e basta. Questi sono i personaggi principali inseriti in questo libricino con un po' di caratteristiche, un po' di contenuti aggiuntivi. Non ci sono contenuti speciali, purtroppo c'è comunque il Blu-ray con tutti appunto gli ultimi episodi di Adventure Time. Disponibile dal 14 febbraio, lo trovate su Amazon e su tutti quanti gli altri, insomma, retailer. Se vi interessa, link in descrizione. Imprescindibile Adventure Time, gran figata. Poi abbiamo questo Jinro, Uomini e Lupi, una favola fantapolitica dei creatori di Ghost in the Shell, come vi dicevo prima. Allora, nel Giappone che lotta per uscire dal dopoguerra, le prime gemme del miracolo economico convivono con le ultime fiamme dell'agitazione sociale. Durante uno scontro nelle fogne di Tokyo, una giovane terrorista si lascia esplodere con una bomba davanti agli occhi di Kazuki Fuse, agente della polizia speciale Dome. Fuse è sottoposto a provvedimento disciplinare, ma il ricordo dell'accaduto continua a tormentarlo. Intanto labirinti di giochi di potere vorrebbero lo smantellamento della Dime, ma i piani alti si mormora dell'esistenza di un'organizzazione parallela al suo interno chiamata Jinro, gli uomini lupo, che è questa organizzazione che dà anche il nome al lungometraggio animato di cui stiamo parlando, un inquietante e suggestivo film animazione diretto da Hiroji Okiura, Una lettera per Momo, è basato sulla Kerberos saga di Mamoru Oshii, il regista di Ghost in the Shell appunto. Allora, vediamo un po' se becco un po' di caratteristiche tecniche, schermo bla bla bla. Allora, lingue, cose interessanti, italiano 5.1 HD Master Audio, molto bene, anche giapponese 5.1 HD Master Audio. Sottotitoli in italiano fedeli all'originale, ci tengono a specificarlo, mi fa molto piacere. Durata 102 minuti più 50 minuti di extra che sono indicati qua. Interviste all'autore, al regista, all'autore, al compositore delle musiche, al direttore artistico, più guide ai segreti di Jinro.
Rough Comparison, cioè il confronto tra i disegni preparatori e le scene finali, Art Gallery e trailer, insomma anche 50 minuti di contenuti speciali, niente male. Vediamo dentro, in particolare il box con questi disegni invece che la classica copertina. Al suo interno doppio disco, abbiamo il film e i contenuti speciali come al solito. In più c'è anche un libricino, bella questa edizione di Jinro. Noi non siamo uomini travestiti da cani, noi siamo lupi travestiti da esseri umani. Ci sono diversi articoli, ho visto, allora la storia non si fa con i sé, questo sé, diversi mini articoli di approfondimento, Rotcap Chen, Uomini e cani, Kerberos, Colossal Analogico, interessante comunque per approfondire un minimo la storia dietro a questo film. E poi ci sono anche i disegni preparatori di cui parlavamo prima, appunto, che c'è questo confronto anche dentro ai contenuti extra, però lo vedete anche qui, disegni preparatori confrontati con il risultato finale nel film. Insomma, mi sembra una bella edizione di Uomini e Lupi uscita per Koch Media. Jinro, Uomini e Lupi, se vi interessa, link in descrizione. Poi abbiamo questo che fa uno strano rumore, non capisco cosa c'è dentro, sono sempre PR sicuramente. Sempre Koch Media, ma stavolta non è un video, direi che è videogames, Dirt Rally 2.0. C'è questo zainetto, interessante, apriamolo, vediamo un po' cosa c'è dentro. Diversi gadget, immagino, cappellino. Allora, cappellino Dirt Rally Tracker, classico tracker. Dirt Rally 2.0, questo cos'è? Ah, una borraccia figata, bellissima, grazie mille Koch Media. Borraccia che si svita, ecco cos'è che faceva quel rumore metallico, borraccia termica con anche il suo bel moschettone e il tappo qui. E poi vediamo che altro mi hanno mandato, regalini, vabbè, ovviamente il videogioco Dirt Rally 2.0 appena uscito, eccolo qua, versione PlayStation 4, insomma se vi piace il rally questo è uno dei prodotti migliori usciti ultimamente. C'è altro? Direi di no, quindi insomma zaino, borraccia, cappellino e gioco da provare se vi interessa Dirt Rally. Vi metto ovviamente il link in descrizione per trovarlo e grazie mille a Koch Media per avermi mandato queste cose in modo tale che io potessi ricordarvi appunto dell'uscita di Dirt Rally 2.0. Poi ho diverse scatole di grandi dimensioni in questa puntata, vediamo un po' che cosa c'è dentro. Questo è Amazon, quindi direi un mio acquisto che non ricordo ovviamente. Cos'è? Questo l'ho ordinato una vita fa, è arrivato ora, mamma se pesa! Ciao, vabbè! Vorrei davvero che poteste sentire quanto pesa questo libro. Allora, questo è di Sneaker Freaker, che è il magazine dedicato appunto alla sneaker culture più famoso al mondo, in collaborazione con Taschen, The Ultimate Sneaker Book. Questo è veramente un non plus ultra che puntavo da un bel po', l'ho trovato su Amazon, ci ha messo dei mesi ad arrivare, letteralmente, credo di averlo comprato lo scorso novembre, sono passati 3 mesi. La classica situazione in cui il venditore ti dice ce l'ho, non ce l'ho, ce l'ho, non ce l'ho, è tutto dorato, faccio anche fatica a riprenderlo. Tolgo la sovracopertina dorata, così forse è un po' più facile. Mamma mia che meraviglia, come godo. Eccolo qua, sì, è più facile riprenderlo così. The Ultimate Sneaker Book, Sneaker Freaker e Taschen insieme. Allora, qui è difficilissimo farvelo vedere per bene, però ci proverò. È un libro dedicato proprio alla sneaker culture in generale, appunto The Ultimate Sneaker Book, più di così. E qui vediamo un po' di copertine di Sneaker Freaker, ne ho anche diverse di queste. Sneaker Freaker, un po' la storia di Sneaker Freaker, esatto, i primi anni 2000, quando è iniziato? Credo proprio 2000, 2002, back in 2002, esatto. Insomma, poi continua con tutta un'infinità di curiosità e storia della sneaker culture, Sneaker Moments, insomma questo è l'indice appunto, Collaboration, Nike D, Adidas SS35, beh, Kanye West, Bapesta, McFly, Futurecraft, HyperAdapt, le 1.0, poi sono uscite anche le nuove, chissà se ci arriva, no, sono troppo recenti perché ci siano, ma comunque insomma Adidas Boost, insomma vedete c'è un po' di tutto, Nike vs Adidas, Jordan Countdown, mamma non vedo l'ora di guardarmelo a casa, no, poi continua, c'è una valanga di roba.
Adidas NMD, Kanye West ancora, Nike Air Force One, mamma mia, Converse All Star. Qui ci perdo le settimane adesso. Book credits, insomma, e poi c'è appunto tutto quello che vi ho mostrato nell'indice, Sneaker Moments, guardate che meraviglia che è questo libro, non posso far altro che semplicemente sfogliarlo così velocemente insieme a voi, perché è molto difficile mostrarvelo per bene, The Orange Box, mitico, mitico, che meraviglia, con tutte quante le edizioni principali. Ma super, ma guardate quanto testo, tutto in inglese ovviamente, questo è un libro inglese, ma vabbè, se siete appassionati di sneaker questo è un libro imprescindibile, The Ultimate Sneaker Book, creato da Sneaker Freaker, la rivista, insieme a Taschen, super consigliato se riuscite a trovarlo, ovviamente cerco di mettervi il link in descrizione almeno su Amazon o su siti simili, se vi interessa link in descrizione credo. Poi abbiamo questo che non ho la minima idea di cosa sia, arriva dall'estero, non ci ho pagato la dogana fortunatamente, una vaga idea in realtà, spero che sia quello che penso, ma lo scopriamo insieme ora. Allora c'è solamente questo dentro, must drop, sì ok, must drop, nient'altro, non tiro fuori la bolla, se no scoprite cos'è. Ah, allora, vabbè, Must Drop, forse avete già capito che cosa contiene, sono kick up, ovviamente si è tutto quanto disperso, allora cerco di risistemarlo al volo, ah, ok, ce l'ho fatta, posso farveli vedere per bene. Sono kick up rainbow con il side legend, cioè praticamente la leggenda, insomma il cosa è il tasto, non so come tradurlo in italiano, in inglese si dice legend, quindi lo shift scritto su shift, lo z scritto su z, è sul side del tasto e non sopra, e in più hanno questo effetto rainbow, è uno degli ultimi drop di Must Drop, mi sono anche un po' pentito di averlo comprato su Must Drop perché poi sono usciti i link anche su AliExpress, dicono che in realtà la versione che vendono su AliExpress non ha la stessa qualità, però insomma parliamo di kick up, non è che parliamo di fantascienza, sicuramente questi sono mi sembrano di ottima qualità, ve li faccio vedere anche un po' più da vicino, eccolo qui, vedete questo è un tasto, un kick up, sapete sicuramente di cosa sto parlando, non sono ancora pronto a mostrarvi la mia tastiera, però diciamo che questo è un acquisto che fa parte di questo progetto che sto portando avanti, di questa mia tastiera un po' particolare, mettiamola così, no? Quindi kick up rainbow da Must Drop, se conoscete Must Drop saprete che insomma vende di continuo queste cose, qua ci sono anche tutti quanti gli altri kick up aggiuntivi. Io, ecco, ce l'ho fatta, ho rimesso in sesto anche questi così li potete vedere tutti quanti assieme, insomma, no? Kick up colorati rainbow con side legend da Must Drop, li ho pagati una quarantina di euro spediti, si trovano su AliExpress a molto meno, attorno ai 20 euro, mi sono un po' pentito come vi dicevo prima, ma dai feedback che ho letto online non sono proprio identici, sembrano uguali in foto ma questi sono meglio, speriamo che sia vero perché li ho pagati il doppio. Comunque li rivedremo prossimamente in un progetto di tastiera meccanica che sto portando avanti, spero che vi piacciano. Poi abbiamo un pacco da Lego, quindi benissimo, non è un mio acquisto, arriva direttamente da Lego, immagino per promuovere il film, che tra l'altro esce proprio oggi, esattamente, infatti è un set dal film, mi mancava tra l'altro. Allora, The Lego Movie 2 esce oggi 21 febbraio, vi invito ovviamente ad andarla a vedere, imprescindibile per qualunque fan della Lego, perché insomma Lego Movie sono veramente il non plus ultra, secondo me, per noi fan Lego, io sono assolutamente un adult fan of Lego, un AFOL convintissimo, e la cosa bella è che i set ispirati ai film Lego, il primo, il secondo eccetera, sono sempre strepitosi, perché Lego in questi casi qua va sempre oltre, no? E questa cosa mi piace da matti. È uscito anche un articolo su Lego Nerd che vi descrive i 10 migliori set ispirati proprio a Lego Movie 2, e questo è bellissimo come molti degli altri, Emmett and Lucy's Escape Buggy, quindi la buggy da fuga di Emmett e Lucy, se avete visto il trailer saprete bene o male che Lucy viene rapita, e poi insomma non vi dico altro.
e Emmett dovrà recuperarla. Ci sono questi personaggi particolari che sono Cuore e Stella. Vediamo sul retro un po' di cose, belle le mollone di questa Dumbuggy gigantesca. Che altro? Vediamo se ci sono indicate. Sì, ci sono indicate anche le minifigure incluse: Emmett, Lucy, Sharkira, questo nuovo personaggio che insomma non c'era nel primo film, arriva in questo nuovo film, e torna anche Metal Bird, Barbacciaio, mi sembra che si chiami in italiano, adesso non ha importanza. Torna anche Metal Bird in questa versione particolare con scrigno. Cos'altro posso farvi vedere? Ah sì, questo è uno dei set molto interessante, che se unito a un altro, questo è il 7829, se vi comprate anche il 7827 li potete unire insieme per creare una Dumbuggy ancora più incredibilmente gigantesca. Ve lo faccio vedere per bene, ecco qua, vedete, 7829 più 7827 uguale questa Dumbuggy gigantesca. Era un po' che Lego non faceva queste robe di di avere la potenzialità di unire due set comprati diversi, quindi di includere le istruzioni anche per costruire qualcosa di particolare, ancora più grande. Molto bella sta cosa, mi piace assai. Allora, da The Lego Movie 2 il set è 7829, Emmett and Lucy's Escape Buggy, bellissima, senz'altro più bellissima, non vedo l'ora di montarvela. Vi ricordo ancora che esce proprio oggi The Lego Movie 2, oggi 21 febbraio, andate al cinema a vederlo perché sicuramente merita, proprio senza alcun dubbio, non ho alcun dubbio. E se invece vi interessa questo set o altri set legati a The Lego Movie 2, vi rimando al nostro articolo su Lego Nerd, che appunto tratta i 10 migliori set legati al film, o in descrizione trovate il link a questo set particolare. Dai, altro pacco bello grande, Cosmic Group Action Figure, sicuramente non vedevo l'ora, era un po' che non mi spedivano cose da Cosmic Group, li aspettavo al varco, non ho la minima idea di cosa mi abbiano mandato questa volta, lo scopriamo insieme, speriamo cose belle, magari un movie realization, così contendo la mia collezione. No, non ci credo, proprio quello. Ma yes, ma siete dei grandi Cosmic Group. Ne ho straparlato online di quanto mi piaceva C3PO in versione movie realization, appunto, l'ho appena detto. Mamma mia, ma che figata! Allora, Star Wars Onyakukarakuri C3PO. A sto punto voglio sapere cosa sono gli Onyakukarakuri, perché sapete che ogni movie realization è ispirata a veri, diciamo, ruoli del medioevo feudale giapponese. Allora vediamo, vado a cercare su Google Onya. Allora, si legge intanto, sono due parole separate, qui ci sarebbe anche forse lo spazio, ma non si capisce. Comunque Onyaku Karakuri significa translation puppet, quindi pupazzo traduttore, esattamente quello che è C3PO, che è un droide per l'assistenza, no, alla traduzione, un droide protocollare multilingua, non mi ricordo qual è il termine adatto, comunque perfetto proprio, quindi il termine giapponese per indicare il ruolo di C3PO. Guardiamo un po' sul retro, mamma mia, questo è forse il più bello che è mai uscito tra gli ultimi, assolutamente, mi piace da matti. Non c'è molto qui, se non mi resta che montarlo e farvelo vedere da vicino per bene. Le movie realization sono questa linea di Bandai, Tamashii Nations in realtà, in cui vengono ripensati i personaggi di Star Wars con lo stile del medioevo, del classico medioevo feudale giapponese, quindi samurai eccetera eccetera eccetera, no? Quindi i trooper diventano samurai, in questo caso C3PO diventa un Onyaku Karakuri. Come vedete sono sempre forniti diversi tipi di mani e accessori, non ne ha tantissimi C3PO, devo dire questa cosa, non so quanto costa, ma rispetto agli altri che magari hanno diverse armi eccetera, non mi sembra che abbia tantissime cose C3PO, ha un ventaglio con il simbolo dell'alleanza, quindi molto bene, e tre paia di mani, quindi due montate più altre due qui disponibili, non vedo spade o altre robe, lo tiro fuori, lo monto, gli voglio montare in mano il ventaglio, quindi cambio la mano sinistra, clic. Allora, eccolo qua in tutta la sua meravigliosità, guardate che roba che è. Allora sì, effettivamente non ha tante armi, tanti accessori da montare, ha solamente il ventaglio, più qui al lato vediamo questa fiaschetta, credo che sia, e anche una chiave appesa qui
in vita, ma è giusto che insomma C3PO non abbia armi, farebbe un po' ridere vedere C3PO con una katana in mano. Si apre e chiude la bocca, non l'ho ancora visto dietro, bellissima la gamba destra, notate di colore diverso, grigio come nella trilogia classica, e poi sul retro intravediamo, vedete, tutto quanto la struttura interna del robot, quindi è proprio un robot. Che meraviglia, stupendo. Tutta l'armatura, anche qui guardate la testa, i dettagli, insomma dettagli strepitosi. Cambio lente, ve lo faccio vedere anche da più vicino, che secondo me merita. Eccolo qua, guardate che meraviglia. Stupendo, bellissimo il ventaglio con il logo dell'alleanza appunto, e poi dopo a scendere, guardate la testa, tutti quanti i dettagli, l'interno del corpo che appunto è robotico, la fiaschetta di cui vi parlavo con anche la chiave appesa, poi i pantaloni, guardate che bello, vedete lì in vita tutti quanti i cavi interni che si intravedono. Qui i pantaloni un po' sballargoni come vanno, come andavano nel Giappone feudale, le gambe diverse, che è un dettaglio insomma fantastico, quindi la destra è grigia appunto, i piedi guardate, anche quelli dettagli superbi, poi torno su, guardate le braccia, proprio tipiche di C3PO, tutto quanto perfetto, mi piace da matti, direi che è il mio nuovo movie realization preferito. Guardate il retro della testa, anche lì bellissimo, dettagli strepitosi, colorazione strepitosa. Allora ragazzi, esistono anche delle versioni diciamo pirata o comunque non originali vendute dalla Cina, no? Vi dico subito che non hanno niente a che fare con queste di Tamashii Nation. I dettagli, la colorazione, insomma, sono un'altra roba, sono grandi uguali, in foto sembrano simili, poi sono dei paraculi perché usano ovviamente le foto di Tamashii non le loro. Non li comprate perché vi arriverà della porcheria. È vero, costano un terzo, ma non ne vale assolutamente la pena. Se volete comprare dei Tamashii Nation Movie Realization, vi straconsiglio di comprarli originali perché insomma potete notare, vedere da soli il livello di dettaglio e di colore anche, no? Applicato, la colorazione è strepitosa. Poi questo è anche relativamente semplice, C3PO è praticamente tutto quanto dorato, ma abbiamo visto anche altri action figure in cui veramente Tamashii Nation si è superata. Questa è clamorosa, mi piace da matti. Eccolo qua, Onyaku Karakuri C3PO. Se vi interessa, link in descrizione. Bellissimo. Poi, altro pacco gigante marchiato Fujifilm, di cui ho già parlato nei miei social. Se mi seguite già sapete più o meno che cosa contiene, ma è abbastanza evidente. Tante gran belle cose dentro quel pacco, veramente sono super contento, ho tirato fuori tutto quanto. Diciamo che inizia ora una collaborazione tra me e Fujifilm. Come sapete io giro il mondo per tutto quanto l'anno, per Lega Nerd, per insomma per coprire diciamo i principali eventi legati alla pop culture. Durante questi eventi faccio video e foto, e quindi Fujifilm insomma mi ha diciamo aiutato spedendomi del materiale che potrò utilizzare proprio in trasferta. A marzo sarò a Seattle per l'Emerald City Comic Con, poi ancora sempre a marzo a Tokyo per il Nerd Trip e per l'Anime Japan, e poi dopo andrò a Los Angeles per l'E3, e poi sarò a Gamescom a Colonia, poi ancora a New York per il New York Comic Con, poi Lucca Comics and Games. Insomma sapete benissimo che giro per tutto quanto l'anno e farò foto con Fujifilm. Io già scatto con un corpo Fujifilm, in particolare l'XT20, di cui trovate il video sul canale, è andato anche molto bene. Questo è il kit con il 1855-284, in più ho anche il mitico 35F2, sempre di Fuji, ma qui insomma siamo su un altro livello perché mi hanno spedito niente po' di meno che l'ammiraglia, la nuovissima ammiraglia, l'XT3, il suo vertical grip, il mitico leggendario 56F1-2 Bokeh Master Fujinon, poi sempre Fujinon, altra super lente, il 16mm F1.4 VR, insomma due lenti strepitose, un corpo incredibile e anche il battery grip e il vertical battery grip per utilizzare. Direi che tiro fuori tutto quanto, ve lo faccio vedere al volo e dopo ne riparleremo assolutamente nei prossimi video, eccetera eccetera eccetera. Allora, ok, ho tirato fuori direi quasi tutto quanto,
tutte le cose principali almeno. E questo qui in realtà è il kit della X-T3, è al suo interno anche questa lente qui che ho già io, per cui non sono stato a tirarla fuori. Vi monto subito anche il battery grip. Al suo interno ci vanno due batterie, più quella già interna alla X-T3. E l'altra mega comodità del battery grip è che mette a disposizione un alimentatore esterno, in modo tale da poter alimentare la camera e non doversi mai preoccupare di batterie scariche. Fondamentalmente qui c'è semplicemente un ingresso AC in cui ci si collega questo alimentatore, semplicissimo, e poi dopo insomma si può collegare la camera direttamente alla presa, un po' come faccio con la camera che sto utilizzando ora per filmare. Poi vi dicevo, due lenti, una più bella dell'altra, veramente due lenti incredibili. Uno è il 16 mm f1.4 e l'altro è il 56 mm f1.2, sono tutte e due luminosissime, bellissime lenti, belle cicciotte, giganti, però insomma per essere APS-C e con questa luminosità non sono poi così grandi. Direi che monto il 56, che insomma è una lente veramente leggendaria. Tac. Quindi 56 fissa, lente prime f1.2 luminosissima, e in più avrò con me il 16 mm f1.4 e volendo, adesso non so quante lenti mi porterò dietro, però insomma ho anche il 35 mm f2 e volendo questo zoom fantastico che ho ricollegato alla mia X-T20, che è il mitico 18-55 f2.8-4 VR. Allora faccio solo una roba importantissima. Svito il mio tasto rosso e lo monto sulla X-T3, così la rendo mia. Oh, molto bene. Allora, non so adesso se la utilizzerò, accidenti che grip che ha, però così stavo dicendo, non so se la utilizzerò con il vertical grip, che è molto comodo per fare scatti sia in verticale che in orizzontale e avere un grip veramente strepitoso. Guardate quant'è bella, maneggevole qui, come si impugna bene. Tra l'altro vi dà un tasto di scatto aggiuntivo qui per gli scatti verticali, qui sopra intendo, qua, più anche un tasto FN aggiuntivo e l'accesso al mitico tasto Q anche da qua, oltre che sul retro. Il tasto Q, vi ricordo, vi dà accesso al meno veloce di Fujifilm. Poi adesso non voglio scendere troppo nel dettaglio perché ne abbiamo già parlato e straparlato quando insomma abbiamo visto l'X-T20. Questa ovviamente di un livello superiore, la utilizzerò nelle mie trasferte e ne riparleremo senz'altro. Non posso far altro in questo momento che ringraziare Fujifilm per avermi dato fiducia e per appunto avermi spedito tutto questo materiale. Spero insomma di creare foto che piaceranno a Fujifilm, ecco, Fujifilm Italia. Tutto qua. Se siete interessati a insomma al sistema Fuji, possiamo parlare nei commenti. Vi rimando assolutamente al mio video dedicato alla X-T20, che parla anche in generale di tutto quanto il sistema Fuji, non solamente in particolare di questo corpo. È appena uscita anche l'X-T30, che è praticamente l'equivalente della X-T20 della nuova generazione e insomma è l'evoluzione, diciamo, in piccolo un po' più portatile della X-T3, quindi ve la consiglio. Vi metto comunque ovviamente in descrizione linkate queste lenti, questo fantastico corpo, e poi lo ripeto ancora, ne riparleremo in un video dedicato senz'altro, e durante le mie trasferte vi riparlerò ancora di Fuji, che insomma è un brand che amo particolarmente. Ok, allora abbiamo questo pacco gigantesco, iRobot Roomba i7 Plus, robot vacuum più automatic dirt disposal. Allora, sapevo che mi sarebbe arrivato, molto bene. Quindi il pack è veramente gigantesco, 12 kg, ho il fiatone per aver sollevato un pacco del genere, sono veramente scarsissimo. Comunque adesso ce lo apriamo, ce lo guardiamo perché è molto interessante. È l'ultimissimo modello Roomba di iRobot, probabilmente sapete benissimo di cosa sto parlando, però ha un paio di particolarità, di feature davvero super interessanti e innovative per il, diciamo, settore, per la categoria di prodotto. Apriamo e guardiamocelo insieme. Allora, coltelline. Ok,
eccoci qua. Guardiamoci un attimo la scatola prima di aprirla. Allora, iRobot Roomba, Robot Vacuum più Automatic Dirt Disposal. Questo è interessante, secondo me, perché appunto questo è il primo, insomma, robot aspirapolvere da casa che include anche questa che loro chiamano Clean Base Automatic Dirt Disposal. Cos'è? È una base in cui il Roomba va a ricaricarsi come al solito, no? Quindi immaginate, nei vecchi modelli c'era semplicemente questa base qui, no? E invece aggiunge questa, tutta questa struttura che praticamente è un aspirapolvere che va a svuotare il serbatoio interno del Roomba. Questo, insomma, aggiunge una feature davvero determinante, direi, cioè non va vuotato ogni 1, 2, 3 giorni, poi dipende da modello a modello, ma il serbatoio qui che include questa base può contenere fino a 30 dei serbatoi del Roomba, quindi insomma diverse settimane di autonomia in cui potrete completamente dimenticarvi dell'esistenza di questo Roomba. I7 più si chiama, insomma non è poco, non è poco per niente. Questa è la prima feature che, di cui vi volevo parlare, che adesso vi faccio vedere tirandolo fuori. Poi vediamo se c'è altro interessante. Ecco, qui ci spiega esattamente come funziona. Il Roomba arriva, risucchia la base, tutto quanto il contenuto, insomma lo sporco che lui ha trovato in giro per casa, e lo deposita in un sacchetto simile a quello di un classico aspirapolvere dentro questa base, che poi si può cambiare, eccetera eccetera. Svuotamento automatico Clean Base, appunto quello che vi ho appena descritto. Qui invece si vede il sotto del Roomba molto bene, con due spazzole controrotanti più una, questa che insomma porta, no, il materiale che trova il Roomba verso l'interno, verso queste spazzole controrotanti. Qui c'è appunto l'automatic dirt disposal, insomma il buco da cui appunto la base risucchia il contenuto del sacchetto del singolo Roomba. Abbiamo diverse camere ovviamente inferiori, le grandi ruote classiche di iRobot Roomba, che insomma sono una delle caratteristiche principali di questo tipo di robot da casa, e che ne hanno insomma decretato anche il successo, perché grazie a queste grandi ruote può passare sopra a tappeti o comunque piccoli scalini, eccetera eccetera. Poi ha diversi sensori ovviamente, e direi basta, adesso lo tiriamo fuori così ce lo guardiamo insieme. Ok, questa è una prima scatola che contiene, direi, il Roomba. Sì, si vede dall'icona. Qui ci saranno diversi accessori, sì. Abbiamo qui il cavo di alimentazione, che immagino sia per la base, un filtro di ricambio, un sacchetto per la base, una spazzola di ricambio. C'è in più anche una parete invisibile, di quelle insomma che si stendono e che creano un raggio a infrarossi e che non permettono al Roomba di attraversare per esempio una porta. Chiaramente questo è un Roomba veramente molto avanzato, che è completamente controllabile via app, adesso vi spiegherò anche come, e quindi questo serve unicamente a chi non vuole per qualche motivo utilizzare l'app. Allora, eccola qua, questa è la Clean Base, come vi dicevo prima, ve la mettete in un angolo della casa, praticamente occupa lo stesso spazio di una normale base Roomba, che è questa qui, no? Quindi il Roomba arriva, si posiziona qui, solitamente si ricarica e basta. Invece in questo caso, come vedete, qui c'è un buco dal quale questo mega aspirapolvere riesce a svuotare il Roomba e a contenere qui fino a 30 sacchetti. Appunto come vi spiegavo, e semplicemente voi dovrete andare ogni 30-40 giorni, dipende un po' da quanto è sporca casa vostra fondamentalmente, a svuotare semplicemente questo sacchetto, e non vi dovrete più preoccupare del Roomba, cosa non da poco veramente. Poi apriamo anche il Roomba vero e proprio, che arriva in quest'altra scatola, eccolo qua. C'è dentro anche la classica quick start guide più diverse guide, guida utente per esempio, adesso non mi interessa ovviamente, non sto ad approfondire così tanto, volevo farvi vedere come si presenta questo nuovo Roomba i7+. Allora, questo è il Roomba vero e proprio, è molto simile esteticamente insomma ai suoi predecessori, ma ha appunto queste feature in più che mi piacciono molto. Un'altra roba che mi fa impazzire è questa roba che chiamano Imprint Smart Mapping, cioè in pratica il Roomba durante il suo classico primo giro di perlustrazione della vostra casa, no, riesce a tracciare e a mappare appunto ogni stanza della casa, e in più da dentro l'app potrete semplicemente nominare ogni stanza in modo tale da poter dire a
Roomba di pulire solamente per esempio la cucina o solamente il soggiorno, o che ne so, il soggiorno nella cucina e di lasciare stare la camera da letto, oppure non so, i vostri figli sono via per la scuola e quindi direte al Roomba di pulire le camere da letto dei bambini, ma di non venire in cucina perché ci siete voi a cucinare qualcosa e non volete insomma che vi disturbi. Insomma, questa granularità delle stanze mi sembra veramente molto molto bella. Poi vediamo benissimo anche le ruote di grandi dimensioni e indipendenti che ha appunto questo iRobot Roomba. Come vi spiegavo prima, uno dei motivi del suo successo, ruote grandi, indipendenti, che gli permettono appunto di scavalcare buona parte degli ostacoli che si trovano in casa. Qui sotto abbiamo una camera inferiore e i sensori per non cadere fondamentalmente, quindi per riconoscere le scale o comunque i punti di dislivello. Come vi dicevo prima, doppia spazzola controrotante e spazzola che insomma porta diciamo polvere e tutto quanto lo sporco verso a questa spazzola che poi risucchia esattamente lo sporco dentro al Roomba. Nella parte superiore abbiamo tre tasti principali che ci interessano fino a un certo punto, a parte quello di accensione, perché come vi spiegavo tutto quanto il robot è telecomandabile via app, quindi sia le parti iniziali di insomma mappatura della casa sia soprattutto quelle successive di pulitura si fanno tutte quante via app. Non solo però, questo Roomba è compatibile anche con Amazon Alexa e Google Assistant. Che vuol dire? Vuol dire che se avete questi due assistenti vocali installati in casa potrete comandare anche il Roomba vocalmente, semplicemente dicendo per esempio "Ehi Google, pulisci il salotto", oppure "Alexa, pulisci il salotto e la cucina". Come vi dicevo prima, questa granularità disponibile in questo modello di Roomba vi permette appunto di andare a pulire solamente alcune stanze o anche semplicemente tutta quanta la casa. Potrete semplicemente dire appunto "Ehi Google, pulisci tutta la casa" e via, lui partirà e pulirà tutto quanto. Altra feature interessante di questo nuovo Roomba è la Dirt Detection, viene chiamata, cioè praticamente il Roomba è in grado di capire quali sono le aree che sono più sporche e quindi di ripassare proprio solamente in quelle aree più e più volte per appunto pulirle. Sembrerà scontato, ma non lo è affatto. Di questo è abbastanza intelligente da capire appunto quali sono le aree che necessitano di passaggi successivi. Non solo, ma dentro l'app vi fa vedere anche la clean map alla fine della pulizia, in cui vi mostra appunto quali sono state le aree in cui ha dovuto passare più volte, magari interessa anche a voi, per magari capire appunto perché erano più sporche e agire di conseguenza, o semplicemente per verificare appunto che il Roomba ha fatto un buon lavoro. Insomma, fatemi sapere un po' nei commenti se vi interessa questo particolarissimo iRobot Roomba i7 più. È, devo dire, molto costoso, ma insomma il suo costo è ripagato senz'altro dalle estrema comodità che mette a disposizione questa clean base. Veramente fantastico il potersi dimenticare completamente del robot per intere settimane, per non dire mesi, ne fa un prodotto davvero davvero molto interessante. Il prezzo di listino con la clean base è di 1199 euro, senza clean base è venduto anche senza clean base sempre l'i7 plus, quindi rimangono tutte quante le altre feature molto interessanti che vi dicevo prima, è venduto a 899 euro. Come sempre, se vi interessa questo nuovo iRobot Roomba i7 Plus, trovate il link in descrizione per approfondire e vederne tutte quante le particolarità. Siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Mailtime 54, grazie per essere stati con me tutto questo tempo, come al solito è stata una puntata bella lunga, spero di avervi mostrato tanti prodotti diversi tra loro, mantenendo la solita varietà che contraddistingue Mailtime. Come al solito vi ricordo di fare un like se vi è piaciuto il video, o anche un dislike se non vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, se siete già iscritti attivate le notifiche in modo tale da essere avvisati ogni volta che esce un nuovo video, e noi non dovessimo più rivederci. Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Ciao ragazzi.